quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne, morirete. Se invece mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto lo Spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito per rendere figli a tutti, per mezzo del quale crediamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso, insieme al nostro Spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Parola di Dio. Vieni, Santo Spirito, manda noi dal cielo l'aggia della tua luce. Vieni, Padre dei cuori, vieni, Datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli, senza la tua nell'uomo, nulla senza tua. Ciò che è solido, magna ciò che è arido, ciana ciò che è sanguine, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, brizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi